Erano gli anni 70. In Italia stavano cambiando le mode e anche a Paliano si sentivano fermenti di novità. La musica cambiava e a un certo punto arrivò il beat e il canto dorato. E voi direte: quattro ragazzi? No, sei ragazzi. Si misero assieme e nacque la straordinaria storia degli amici di sempre. Io piango, ma il mio pianto è senza fine. Il sole sta calando, il giorno muore. La notte sarà lunga da impazzire. E l'alba nuova non verrà. Io sono solo con il mio bicchiere. Io parlo, ma nessuno mi risponde. Pensieri nella mente senza fine. Vorrei, ma niente resta mai. Attenzione! Avete sentito? Si parlava degli amici di sempre. E quest'oggi con me abbiamo il rappresentante, il performer, il chitarrista Luciano Nori. Ciao Luciano. Ciao Mauro, Ciao. ciao a tutti. Per Ma chi erano questi amici di sempre? saperlo bisogna avere almeno 35 anni, almeno. 30-35. Gli amici di sempre sono nati per caso all'interno di un gruppo di amici molto più grande che si riunivano e faceva capo, diciamo, a Luciano, a Sanelli, a Osvaldo. Tutti, era un gruppo di amici formato che potevano essere anche un centinaio. Si facevano le feste dove si mangiava, si beveva. Questo era l'obiettivo principale. E quindi all'interno poi si decise, se, siccome c'era Giampaolo già che suonava la fisarmonica, c'era Vincenzo, eccetera, ci facciamo un gruppo. Ma lo scopo era solo di farlo per divertirci tra di noi. Non certo per andare in giro per le piazze. Ma in che anni siamo? Ma siamo ufficialmente 1975. C'era stato già qualche tentativo antecedente con Giampaolo, con la fisarmonica, non so chi altri c'erano. Però diciamo che il gruppo musicale, i quattro, i cinque che eravamo, risale all'incirca al 1975 e ufficialmente, diciamo, è nato alla piazzetta per la festa della Madonna del Carmine, che diciamo era in mano nostra. Ma ascolta un attimo, no? Noi generazioni successive abbiamo imparato a suonare anche sulle vostre note. Io ti vorrei chiedere una cosa, ma come vi è passata per la testa di mettere su una formazione in un'epoca in cui non c'era la musica a Paliano? Non solo non c'era la musica, noi quando abbiamo iniziato non ci avevamo niente. Giampaolo la fisarmonica ce l'aveva in prestito. C'aveva una cinta intera e in mezza, l'altra mezza era attaccata con un laccio. Ci avevamo mezza batteria che poi ce l'hanno anche rubata. E nessun impianto, niente. C'era Silvano Suppi con la tromba e quindi all'inizio. Erano quattro ragazzi e un gruppo di È persone che un si gruppo ritrovava di assieme. persone già esistente, il gruppo di quest'altri amici era già esistente. Noi siamo figli di quel gruppo di amici. E quindi loro poi diciamo, dice, facciamo un gruppo, chiamiamolo Gli Amici di Sempre. E qui è nato il nome. Il nome l'ha tirato fuori durante, non mi ricordo come, Durante Dario? Dario, Dario? forse, Forse magari ce lo Dario. conferma lui. Poi ce lo confermerà.
è andato fuori questo nome, è piaciuto a tutti, quindi è rimasto per sempre. Quindi eravamo io alla chitarra, Giampaolo Di Lolli alla fisarmonica, Vincenzo Lulli basso, Silvano Suppi alla tromba e l'architetto Giorgio Giovannini alla batteria. Però eravamo senza strumenti, diciamo, quindi poi i primi soldi sono stati il primo acquisto, diciamo, abbiamo fatto mettendo una quota a 20 persone, una quota per 50.000 lire per uno, abbiamo comprato i primi strumenti. Ma c'era un amplificatore da 30 watt, unico. Ma prima di allora non si erano mai visti? Beh, sì. A Paliano non c'erano formazioni con questa strumentazione? Non c'era nessun gruppo che disponeva di niente, insomma. Era difficile reperirli? Era difficile. Paliano era un po' tagliato fuori, perché in quei tempi non è che si andava a Roma. Non so, faccio l'esempio. Per sapere come se con la chitarra come si prendeva il La minore bisognava aspettare qualcuno che veniva da Roma. E mi ricordo che mio fratello mi diceva, a me il primo accordo me l'ha insegnato mio padre. Dice, questo è il re e questo è la settima, mi disse, mio padre. E da lì è cominciata questa passione, quindi avevo 10-12 anni. A 18 anni ho avuto la prima chitarra elettrica, 18 anni non ricordo esattamente, comunque nel 1965 mio padre si è deciso a comprarmi questa chitarra elettrica, gli è costato 3 stipendi di adesso. Quindi le 90.000 lire mi hai detto? 90.000 lire. Quindi diciamo uno strumento pregiato. Ma eravamo andati a Frosinone per comprare questa chitarra, con 50.000 lire dovevamo comprare chitarra e amplificatore. A Frosinone non c'erano negozi che disponevano di una chitarra. Questa chitarra è la chitarra mia, che è ancora tuttora funzionante e tutto, è stata acquistata a Nagni. So che c'erano, ripeto, con 50.000 lire dovevo comprare chitarra e amplificatore. Invece questa mi è costata il doppio, solo la chitarra. L'amplificatore ce l'ho avuto l'anno successivo. Prego. Fai vedere. Questa è una Teisco del 1965. Cioè, una cosa incredibile, no? La fattura di questa chitarra assolutamente fuori dal comune oggi, no? Con 4 pick-up. Guardate la fattura artigianale di questo strumento meraviglioso. Questi sono i selettori di pick-up? Sì, 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 sì. Diciamo, mescolarli come vuoi, i suoni. Io ho avuto altre chitarre, almeno 4-5, ma alla fine sempre vado sempre a sbattere questa. Ho avuto, per gli anni a seguire, ho acquistato altre chitarre, ce l'ho ancora a casa, le ho suonate, ci ho provato, Yamaha, altri tipi, però poi alla fine vado sempre con questa. Sai perché ho comprato le altre? Perché questa me la volevo tenere un po', diciamo, da parte, diciamo, hai capito? Però non la cambierei con nessun'altra chitarra. Quindi da un gruppo di amici che eravate, che hanno imparato a suonare in fretta e furia, no? Si sono messi insieme, hanno fatto una formazione, ma la qualità musicale non era... Vabbè, però era, diciamo, c'era la verve, la cosa di fare, la voglia di farlo, e quindi poi eravamo tra di noi amici, quindi andava tutto bene. Andava tutto bene, perché noi, lo scopo nostro era di divertirci noi. Era per noi. Poi la festa della piazzetta, la Madonna del Carmine, ci hanno fatto salire su un palco per suonare, diciamo, per questa ricorrenza, insomma. E quindi lì abbiamo rimediato qualche strumento, qualcuno in prestito, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto le prime uscite alla piazzetta. Quindi la piazzetta. La piazzetta era, diciamo lì dove siamo stati battezzati ufficialmente, diciamo. Da lì noi pensavamo che la cosa finisse lì, la piazzetta, invece no. Si è presentato l'ex sindaco, credo, non mi ricordo bene, non vorrei sbagliare, Coccarelli, che di testa sua ha fatto i manifesti per la festa successiva che si sarebbe svolta in piazza Marcantonio Colonna, qualche settimana dopo. E scrisse il manifesto, Lacchi,
Giampaolo e Silvano, insomma, eravamo io, Giampaolo e Silvano. Dopo una settimana ci ha costretti praticamente a suonare in piazza Marcantonio Colonna. Ha fatto i manifesti e li ha pubblicati. Di testa su. Che anno era? 1975 sarà stato. Ci ha portati a suonare piazza Marcantonio Colonna con un amplificatore in prestito, un altro, quello piccoletto, il mio, e i microfoni erano due microfoni collegati alle trombe per i comizi, che si usavano per i comizi. C'era la macchina lì sotto con le trombe sopra. I megafoni. Megafoni. Cioè uno per cantare e uno per metterlo vicino alla tromba. E da lì è stata la piazza piena, logicamente noi ci siamo trovati in difficoltà, però siamo in qualche modo riusciti a far divertire la gente presente. Beh, eravate un fenomeno nuovo. E quindi poi noi avevamo tutta la schiera nostra, tutti gli amici nostri, da lì poi si è deciso di fare qualcosa per... organizzarci un po' meglio, insomma, tutto qua. Poi dopo l'altra festa dell'amicizia, l'altra corrente politica, ci hanno invitato e siamo andati a suonare lì. Hanno preso un impianto, un LEM noleggiato venuto da Colleferro, utilizzato dai complessi, quindi era delicato. Sì, per noi era una cosa immensa, in piazza suonare con questo LEM 200 watt, sei canali, 200 watt, diciamo, in teoria è poco. Ma con certe casse grosse così, eppure si sentiva. Poi abbiamo acquistato questo impianto, la musica nostra era quella, diciamo, da popolare in assoluto, musica ballabile, popolare. Poi certo noi, io e soprattutto Giampaolo Parolieri, io e lui abbiamo scritto delle belle canzoni, bellissime forse, perché tutti i palianesi le sapevano, almeno due, le sapevano tutte a memoria. E una è la prima che abbiamo ascoltato. Sai che facciamo? Perché siccome siamo tutti curiosi di sentire gli amici di sempre all'opera, ci ascoltiamo un frammento e riascoltiamo per intero il vostro cavallo di battaglia e poi lo commentiamo. Ok. Piango, ma il mio pianto è senza fine. Il sole sta calando, il giorno muore. La notte sarà lunga da impazzire. E l'alba nuova non verrà. Io sono solo con il mio bicchiere, io parlo ma nessuno mi risponde, pensieri nella mente senza fine. Vorrei ma niente. Attenzione! 59 secondi! Prepararsi! Cinquantotto, cinquantanove, buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Questa canzone
è stata scritta nel 1976, o forse 75, fine 75, 76, scritta da Giampaolo e da me con la collaborazione mia musicale, diciamo, lui ha messo le parole, ha scritto le parole e tutto. Dove questa è stata scritta un pomeriggio al Parco dei Cappuccini, esattamente dove sta la palestra adesso, ma prima non c'era, logicamente. Lì sopra c'era un albero enorme, un olmo. Ecco, seduti sotto quell'olmo abbiamo scritto questa, è stata scritta questa canzone, è stata immortalata, diciamo. Sicuramente un pomeriggio d'estate. Ma chissà se era nel mese di settembre, non Vabbè, ci vorrei insistere. siamo lì, eh? Forse queste notizie Giampaolo ne sa di più. Abbiamo scritto questa canzone. È piaciuta a tutti, la conoscevano tutti. È stata sentita, risentita per Roma, cantare da persone per Roma. Poi, tra l'altro, questa canzone, il titolo è Senza fine, è piaciuta tanto a un ragazzo che studiava con i padri passionisti a Santa Maria, certo Emidio, ragazzo. Gli piaceva tanto, gli è piaciuta tanto, perché l'abbiamo eseguita ad una festa a Santa Maria. E che ha fatto? Ha tolto le nostre parole e ha messo delle parole, adattato praticamente la melodia, l'ha adattata a un canto di chiesa, adatto a un matrimonio. E l'ha intitolata Insieme, camminiamo nella vita, eccetera, eccetera, però la melodia era quella nostra. E questa canzone, con la modifica, diciamo, adattata con le parole ai matrimoni, ha girato parecchio. Però voi, insomma, spezzavate durante i concerti, facevate queste, diciamo, Sì. incursioni nel Sì. cantautorato, passavate da un genere all'altro. Sì, il testo, insomma, va bene, era importante, però la gente non stava lì la melodia, venivano trasportati, perché c'era, diciamo, noi trasmettevamo, non è che eravamo dei professionisti, non siamo mai stati professionisti, però abbiamo dato qualcosa, probabilmente. Poi, quindi poi l'inizio, dopo gli inizi, ma noi siamo stati, tu pensa che abbiamo fatti oltre 10 capodanni, feste di capodanno al ristorante De Rossi, tutti gli anni noi. È un Quindi riferimento tutti là, lì, spostavate tutta, diciamo, tutta la cittadinanza, vi tutti, seguivano a noi abbiamo festeggiare. cominciato le prime feste che abbiamo fatto giù da Rossi, eravamo soltanto noi, circa 140-150 persone, solo gli amici, diciamo gli amici di sempre, allargati, hai capito? Da lì ci siamo attrezzati un pochino di più, ma diciamo che il livello è rimasto sempre quello perché a fare le prove non se ne parlava proprio. Noi, il bello nostro è che non ci siamo mai costituiti, diciamo, ufficialmente come. Noi siamo stati sempre un gruppo di amici. Ci hanno chiamati a suonare a Subiaco. Andiamo, tu, e ognuno doveva dire se dicevamo tutti e sì, si Ci si andava, ma ritrova. non è che c'era. Noi abbiamo Improvvisavate suonato. poi quando andavate lì, cioè c'erano dei brani C'erano un po' di brani, però dove poi vi decidevate al momento, certe vedi? suonate, certe tarantelle, certe cose Venivano andavano lì, spontanee. venivano spontanee. Noi a Subiaco, pensa che c'era la festa della Santissima che si fa a giugno, noi lì siamo stati 8-9 anni forse. Abbiamo pure chiesto i contributi alla fine. Il sabato e la domenica, il sabato e la domenica, tutti gli anni la stessa festa. Dice, ma cambiate. Chiamate un altro gruppo? No. Sempre noi. E finché non abbiamo deciso di smettere, noi quelli ci hanno chiamato sempre. Quindi si suonava con grande Si assiduità, suonava, si suonava con noi, tutti. quello che facevamo, veniva ricevuto al 100% come un qualcosa che porta allegria, che porta gioia, che porta cosa. E poi noi. Suonavate tutto l'anno. Beh, certo, abbiamo fatto centinaia e centinaia di matrimoni, eccetera. Ma il trucco c'è. Eh sì, eh sì. Il trucco qual era? C'era un trucco. Era la copella. Perché
Ah, la famosa cupella citata da qualche componente. La cupella. La cupella sarebbe quella specie di botticella piccola di legno con la canna che si beve. Ecco, quella doveva essere sempre piena e disponibile sul palco. Ed è per questo se ne occupava, c'era Luciano Rullo che se ne occupava. E quello, senza di quello non si andava avanti, mi dispiace. Quindi era la benzina. Era la benzina, come si faceva a suonare. Però insomma, ecco, siamo andati avanti così, per la bellezza di una ventina d'anni. Perché fino al 1995 abbiamo fatto qua l'ultima uscita così. Poi quando c'è stato il vostro raduno di qualche anno fa? Sì, non lo so, però penso che se abbiamo smesso nel 1995, una decina d'anni dopo, nel 2004, 2005, boh, 2006, non so, era la prima festa della Sagra degli Gnocchi che fecero al comune e quindi ci siamo riuniti. Poi diciamo, noi strada facendo abbiamo avuto qualche, insomma, si è aggiunto qualche elemento, è venuto Neno da Colleferro con il sassofono, è venuto Luca Trolli da Artena come batterista, perché avevamo il problema del batterista, è stato 2 anni Luca Trolli, ma Luca Trolli è professionista attualmente, quindi suona alla Rai come batterista. Ah, quindi Luca Trolli con voi, diciamo, ha collaborato? Ha collaborato 2 anni. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare il maestro Giuseppe Ticconi, di Subiaco, un uomo che ha fatto il professionista, sassofonista professionista in America. Ha suonato con i Neri d'America. Quindi, e ci ha insegnato tante belle cose. Però scherzando e divertendovi, siete diventati comunque un gruppo affiatato che suonava pure con un certo livello di professionismo, di qualità, perché le registrazioni, gli arrangiamenti che facevate erano di ottimo livello. Alcune sono venute avete bene. Avete imparato in fretta. Venute bene, ma sai, le registrazioni fatte con un aggeggetto piccolo così, con i fili infilati, con i cavi infilati, tenuti con uno stuzzicadente, insomma, non è che... Sì, io registravo perché mi interessava poi risentire e quindi per migliorare poi magari l'esibizione successiva. Lo facevo solamente per quello, per averci. Però, ripeto, io a casa non è che c'ho quasi niente. Fotografie non ce l'abbiamo. Io ho 2 o 3 fotografie e basta. Però i componenti di tanto in tanto si aggiungevano, cambiavano. So che siete stati tanti. Adesso parliamo un pochino di chi erano questi componenti. Io cantavo generalmente e suonavo la chitarra. Mi occupavo un po' dell'impianto, quindi curavo pure la parte audio così, come meglio potevo, con le mie conoscenze. Poi c'era Giampaolo. Giampaolo? Cognome? Di Lolli. Di Lolli, ti chiedi cognome perché magari chi è venuto. Di Lolli che suonava la fisarmonica, insomma. Inizialmente abbiamo già detto, c'era una fisarmonica in prestito, ma poi gliene abbiamo comprata uno che pesava la 60 kg, quella elettronica, 1,5 milioni e passa, non mi ricordo quando è stata pagata, è pesantissima, ce la faceva proprio. Oh, vabbè. E quindi lui... Poi c'era Silvano Suppi alla tromba, che proveniva, diciamo, lui dalla banda di Paliano, quindi c'era una tromba grippata che non era possibile accordare, quindi era sempre un po' calante. Andavo, un po' perché era il labbro, un po' perché sta cosa, a volte si sentiva e si sente, insomma, che quando era calante. Va bene, però era l'unico che conosceva abbastanza bene la lettura della musica, quindi, insomma, era pure, ci ha dato pure una bella mano, insomma. Gli altri. Vincenzo Lulli suonava il basso perché lui era un chitarrista così, insomma, come me, no? Però 2 chitarre non potevano stare, quindi lui ha detto va bene, io sono il basso, e si è messo nel basso e insomma è cominciato il basso elettrico ha cominciato a strimpellare il basso, insomma, vabbè, se la cavava pure lui. Il batterista è stato sempre un po' un problema perché avevamo inizialmente Giorgio Giovannini, un architetto di Fiorentino che era sposato a Paliano con la figlia di Verna, non so se...
E lui però, talmente impegnato, non c'era mai alle prove, però era bravo. Quindi quando veniva, vista il genere musicale nostro, non è che per lui era un grosso problema, quindi comunque veniva e suonava, insomma, era pure bravo, via. Poi però si è assentato quasi del tutto, qualche volta ci ha dato buca, e quindi abbiamo rimediato con un altro batterista, certo Luca Trolli di Artena. Dico un certo Luca Trolli perché forse qualcuno lo conoscerà, che attualmente è batterista, è entrato, è un professionista. È diventato un professionista. È stato un paio d'anni con noi così. Luca Trolli. Poi c'era Nazareno Onofri di Colleferro, detto Neno, per noi Neno, è un sassofonista proveniente dai vecchi barocchi, non so chi si ricorda dei barocchi, ma è molto bravo, molto, 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 molto musicale, proprio faceva tutto, faceva di tutto, insomma, è molto bravo, quindi, insomma, ecco, siamo andati avanti così. Inizialmente, poi, tra l'altro, abbiamo anche avuto due ragazze, il primo anno, i primi due anni, credo. Cantavano Besame Muccio, non so che, non mi ricordo così. Una è Antonella Fratocchi, di Pagliano, e l'altra è Rita Imperoli, sempre di Pagliano. E Antonella la conosco perché ha registrato delle voci in questo studio. Pensa che noi gli facevamo, le facevamo cantare Il cielo di Renato Zero. Noi facevamo... com'era quella canzone? Non siamo figli delle stelle. Sorrenti, Alan Sorrenti. Alan Sorrenti, ci abbiamo provato. Siete arrivati, diciamo, a 7-8. Poi parliamo anche di Raffaele Sanelli. Raffaele Sanelli siamo, merita una menzione merita, speciale. Merita una puntata a parte Sanelli. Perché? Perché lui gli piaceva fare il presentatore. Ci presentava a noi, presentava lo spettacolo in piazza. Lui si vestiva con una giacca laminata azzurra, non mi ricordo, e si preparava, si faceva 2-3 bicchieri di vino al Grottino del Rullo, su per le scalette del Forte, lì in via del Forte, e saliva sul palco e guarda, Mauro, voglio dire, la gente veniva lì in piazza con il mal di testa, se ne andava guarita, gli passava il mal di testa per le troppe risate. Praticamente Sanelli cominciava a parlare, cercava di parlare italiano con i verbi, però poi alla fine gira e ti rigira, non è che... Allora era la persona giusta per introdurre lo spettacolo. C'era da ridere, i congiuntivi, era un macello. Gente che si prendeva pure gli appunti per ricordarselo quello che diceva, capito? Per dire mezza cosa, non so che... Si rotolava sul palco, ha fatto di tutto, insomma. Noi abbiamo avuto degli elementi... E passava la copella? No, la copella la passava Luciano. Ah, Luciano? Rullo. Ah, Rullo. Allora, ogni volta poi... che noi andiamo a trovare Luciano Rullo a casa e facciamo un capodanno delle feste, a un certo punto fa sempre una citazione che penso venga dagli amici di sempre, la morte della pecora, eccetera, eccetera, e poi dice la salute dell'uomo e la copella. Ah, quindi diciamo lui era quello che organizzava la parte un po' più maggioreccia. I motti ce n'erano proprio, ce n'avevamo tanti, insomma, quindi de gente, poi c'era tanta altra gente con noi che ci aiutavano, insomma, c'era Peter che caricava le casse, felice di farlo, occhio bello, detto, non so. Poi che altro ci avevamo? C'era il presidente Osvaldo, quando cantava il presidente, chiamato il presidente, quando cantava Vettenna Balli, che ti faccio magnà quattro cipolle cotte alla padella calle, ma una cosa pazzesca, guarda, era per forza, dovevi ridere per forza, non potevi non divertirti, insomma, se no, e questo che comportava che per tutte le volte che noi abbiamo suonato a Pagliano la piazza è stata sempre piena,
ma sai che vuol dire piena? Che non si è vista più piena in quel modo da quando noi... anche se, bisogna dire la verità, tanta gente si era pure un po' stufata, no? Di vederci sempre, ah, trovata chissi, ah, trovata gli amici di sempre. Stavamo solo noi, credo. E quindi c'erano sempre le solite persone, dice un'altra volta gli amici di sempre. Poi quando non abbiamo suonato più... Ma probabilmente perché eravate di Poliano. Certo. Quando noi non abbiamo suonato più, che venivano da fuori, che stavano i pomeriggi interi a bussare, lì con le batterie, dice, tanta altra gente diceva, se ci stavano gli amici di sempre, da mo che stavano a suonare qua. Ma insomma, si suona subito, si mette sotto lì, perché per noi era la festa, non era musica d'ascolto, era musica di partecipazione, ecco. Quelle tarantelle che facevamo in piazza, eccetera, erano tutte, scaturivano lì, nascevano lì. Però tu mi hai detto che c'avete due o tre posti di riferimento dove noi trovavate. Sì, le prove, chiamiamo le prove, così. Dove spesso andavamo, quasi sempre io e Giampaolo, era un locale che gentilmente ci offriva Marisa, il bar Marisa sarebbe il bar che sta in piazza, che stava in piazza attualmente piazza Pertini, Sandro Pertini attualmente di Sfida, insomma. Ah, quindi lì era un luogo, quello l'ha gestito per tanti anni Marisa. E che facevate lì, scusa? Noi lì niente, ma lei ci aveva dato le chiavi di un locale che sta in via del Pontone, via del, come si chiama qui? Vicolo del Trombone. Del Trombone. E lì dentro praticamente c'avevamo strumenti, noi facevamo notte con Giampaolo a scrivere le canzoni, lui scriveva le parole, poi ci cercavamo. Quindi i brani nascevano principalmente dalla collaborazione tra te e Giampaolo. Sì. E tu suonavi la chitarra mentre lui faceva le parole? Lui cantava, metteva su della melodia, metteva gli accordi, cercavamo gli accordi. C'era qualche canzone, qualcuno ci è andato pure matto, quella canzone la voleva a tutti i costi, che mo non è disponibile adesso, però spero di poterla, diciamo, recuperare, qualche registrazione. Va bene, allora guarda, noi adesso... Il prezzo dell'amore. Cerchiamo in qualche modo di impegnarci per ritrovarla. Comunque adesso io farei sentire un altro frammento che poi in quegli anni si cantava a Paliano, ed era un brano che cantava anche Polidori. Beh, lui l'ha scritta. L'ha scritta Polidori. Parliamo di Polidori chi però? Tonino, quello che sta in Inghilterra. Tonino Polidori, che è venuto in Inghilterra. L'ultima volta che è venuto a cantare a Paliano, mi ricordo io, era forse l'87, se non vado errato. Con noi ha cantato un paio di volte, l'abbiamo accompagnato sia in piazza a Paliano che alla Selva. Abbiamo fatto. Quando è venuto nell'87 qui? Eravate voi ad accompagnarlo? Sì. Una volta fece cantare anche il ragazzino. Mi ricordo c'era anche sto ragazzino, ma parliamo dell'87, Mi ricordo che fece volare quella sera, come eravate voi ad accompagnarmi? Io c'ero, non tutti però. I Polidori erano dei fratelli, mi pare, che poi un paio... Vano sta a Roma, tuttora ancora, ha fatto una carriera musicale, sta per Roma, in giro per Roma. Invece Tonino se n'è andato. Se n'è andato in Inghilterra. E non è più tornato. Allora, però prima di andare via scrisse questa canzone, Paese mio, bellissima, che noi l'abbiamo sempre fatta. Per lui, per noi, perché piaceva a noi. E anche perché piaceva, è un peccato, diciamo, che è rimasta una canzone così, però è molto bella. Allora noi adesso l'ascoltiamo, ci sentiamo questo frammento e poi la commentiamo un attimino. Ok. Paese mio, che sei lontano, sopra un colle addormentato, neanche per un'ora ti ho scordato. Paese mio, non devi odiarmi, se sono andato via c'era una ragione, tu lo sai. Quel giorno che io sono partito, il mio cuore ti ho lasciato, perché un nome avevo nella mente. Ma ragazza mi ha ferito, con un altro mi ha cambiato, ed io che avevo solamente lei. Son morto in quello stesso istante, c'era un treno per fuggire.
partito, ma ritornerò. Paese mio, gente che non scorderò, la casa che mi ha visto nascere qua giù, i prati verdi, i fiori che donavo a lei, una parentesi scolpita dentro me, un ferro di cavallo e un cielo sempre blu, la gente canta e vive come dici tu, si fa l'amore ma non si lavora mai, tu dai la mano e tutti amici siamo noi. Questa canzone, Mauro, è bella, ma è veramente anche molto significativa, perché questo ragazzo se n'è andato da Paliano un po' deluso, insomma, è andato in Inghilterra e è tornato pochissime volte, insomma, Tonino Polidori. Leggiamo il testo perché, velocemente, è bello, molto bello. Paese mio che sei lontano, sopra un colle addormentato, neanche per un'ora ti ho scordato. Paese mio, non devi odiarmi se io sono andato via. C'era una ragione. Tu lo sai. Una ragazza mi ha ferito, con un altro mi ha cambiato. Ed io, che avevo solamente lei, son morto. E in quell'istante c'era un treno per fuggire. Son partito, ma ritornerò. Tornello. Paese mio, gente che non scorderò. La casa che mi ha visto nascere qua giù, i prati verdi, i fiori che donavo a lei, è una parentesi scolpita dentro me. Un ferro di cavallo e un cielo sempre blu. Tu dai la mano e tutti amici siamo noi. Questa. Allora fai i complimenti all'autore del testo quando lo sentirai. È veramente, insomma, è un bel testo. Quindi noi ci è sembrato giusto, piaceva a noi, quindi l'abbiamo sempre proposta e sempre piaciuto a tutti, quindi faceva parte del repertorio sempre. Ovviamente gli amici di sempre proponevano i brani inediti, li scrivevano da soli in quei pochi momenti che avevano modo di provare. E molto spesso sul palco invece si guardavano negli occhi e buttavano giù dei generi che passavano dal cia 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 alla tarantella. Adesso noi vogliamo ascoltare due brani rappresentativi del loro modo di stare sul palco. Ci ascoltiamo Ma la notte no e Rosina dammela. Allora Lucia, quelle della notte, tutti insieme, perché è una canzone che sapete tutti quanti, insomma, io non lo so come fa, però è bella. Vai. Al coro tutti però, mi raccomando, eh! Ogni giorno la vita è una grande corrida, ma la notte no. Il morale è un po' grigio, non c'è più dentifrigio, ma la notte no. Non c'è più deodorante, dove sono le mutande, ma la notte no. Se mi guardi allo specchio, io mi sputo in un occhio, ma la notte no. Rosina dammela, 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 Rosina dammela, dammela per amor. E no, e no, e non te la do, e non te la do. E no, e no, non te la do, e non te la do. Lo vedi come sei, lo vedi come fai, agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Rosina dammela, 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 Rosina dammela, dammela per amor. Il professor di storia, studiando storia antica, si accorse che ai romani piaceva andare in biga. Rosina dammela, 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 Rosina dammela, dammela per amor.
Partiva uno e ci accodavamo a quello Chi era il primo che partiva? Chi era il più il spontaneo? primo che partiva. Di solito, diciamo, era Giampaolo che se ne andava per i fatti suoi, e noi, tocca, ti appresso col basso, qua, andava bene così. Quindi questi brani, Ma la notte no, la facevamo, forse l'abbiamo fatta una volta sola, mi sembra, in piazza, perché piaceva tanto a Maurizio Nori. Ed è È diciamo lui che ha l'ascolto annunciato, che abbiamo fatto, eh. sì, che è lui che ha annunciato, Maurizio Nori. E quindi una volta sola, e va bene. Poi l'altra invece, Rosina Dammela, dal titolo Rosina Dammela, quella è stato un cavallone di battaglia, proprio se non erano gli amici da sempre, se non si faceva sta Rosina Dammela. Il momento di massima partecipazione. Dammela, quella sì, quella poi si accodava a qualche altro brano che aveva scatenato un po', diciamo, il pubblico, e Rosina Dammela. E poi, fatto molto curioso, forse, diciamo, era che sta Rosina Dammela piaceva tanto ai bambini, ai ragazzetti, ragazzini, 7, 8, 10 anni, ah sì, Dammela, 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 erano, facevano dei cori, delle cose, quindi era impossibile non farla, insomma. E con quella canzone, insomma, perché noi eravamo fatti, siamo sempre stati così, cioè il repertorio era abbastanza limitato, però i brani li facevamo lunghi, perdevamo tempo tra un brano e l'altro, insomma, diciamo, ma per farci smettere ci dovevano pagare. Noi cominciavamo subito e si andava d'oltranza fino alla fine, che qualcuno proprio non ce la faceva più. Non è che non abbiamo mai fatto una questione, dice sì, vabbè, la serata è un'ora e mezza, mai. Non esisteva per noi fare una serata in piazza di un'ora e mezza. Si andava fino all'esaurimento, capito? Potevamo anche ripetere le stesse cose. La gente finché stava lì, noi andavamo avanti. Quindi Rosina Dammela veniva eseguita nel momento Più caldo dello più spettacolo. caldo dello spettacolo, ma poi si poteva anche ripetere. Poi alla fine, quando insomma le forze cominciavano a mancare, facevamo qualche cosa che demoscio, diciamo, e quindi con la speranza che la gente se ne andasse, così dice, ci andiamo pure noi. Però a un certo punto, per una serie di ragioni, si è ridotto il gruppo, le persone sono cambiate, sono state prese da altri eventi della vita. E gli amici di sempre si sono trasformati in album dei ricordi. L'album dei ricordi è un trio formato da me, un ragazzo, Emanuele Rovieri, alla tastiera, molto bravo, e il maestro Giuseppe Diccone di Subiaco, che è persona adulta, e che un ex professionista, suonava alla Rai quando era in Italia, quindi. E siamo andati avanti per un po' d'anni con questo trio così. Ma comunque, gli amici di sempre ci sono ancora. Basta fare così e non è che tutto è possibile. E allora Così. facci, se è possibile, una promessa che vi rivedremo insieme per un'esecuzione pubblica. Qualcosa si può sempre fare, ma a Va livello che bene. sia, però a livello casareccio. Allora ci aspettiamo gli amici di sempre. Sarà un appuntamento programmato, non vi diciamo quando, ma ci sarà. Allora, Luciano, senti, io E adesso poi poi. possiamo, abbiamo parlato per forse un'ora, ma non è che abbiamo detto tutto, abbiamo detto soltanto poche cose. Gli amici di sempre ci sarebbe da dire. Se ci sarà l'opportunità, l'occasione, Faremo un la volontà, approfondimento su approfondimenti. qualche aspetto diverso, dettagliato sulle canzoni. Magari faremo un'analisi dei singoli brani, potremmo fare. È un'idea. Anche, bisogna, recuperando un pochino di materiale, si può fare. Allora, Esattamente. Luciano, io adesso questa cosa non te l'avevo accennata, io ci terrei molto che tu in questo studio, nel piccolo studio 11 di Paliano, ci eseguissi un brano dal vivo solo con la chitarra. A te la scelta. Vogliamo provare? Insisti? Va No, diciamo non si può chiudere l'intervista senza. bene, visto che insisti, ci proviamo, però è una pro, tutta o mezza.
Andiamo a sfumare, dai. Andiamo a sfumare, sono ammessi gli errori e le dimenticanze, non c'è Facciamo, ecco, problema. allora il brano, facciamo Il prezzo dell'amore, che è una scritta da noi, da me, da Giampaolo, che non abbiamo in registrazione da nessuna parte per ora. La Va facciamo. bene, allora, adesso ascoltiamo un brano che tutti voi potete cantare perché lo avete sentito negli anni, Il prezzo dell'amore, eseguita da Luciano Nori. Luciano, ci salutiamo qui con questo brano e ti aspettiamo. Va Ciao. bene, va bene. Se un attimo d'amore costa tanto, un'ora del tuo corpo quanto vale? La mia ricchezza chiusa in fondo all'anima, soltanto te potrò pagare. Gabbiani muti e cieli di cristallo, l'ultimo giorno dell'estate muore. Parlare, ma che senso alle parole? Questo è il prezzo dell'amore. Stringimi forte, mi dicevi, fino a non farmi respirare, ti amo. Dimmi che sono la tua donna, dimmi che sono dentro te, ti amo. Come potrò scordare mai il tuo corpo caldo sul divano blu? In quella stanza grigia del motel, due corpi, un'ombra sola sulla parete nuda, ma all'improvviso te ne andasti via.